Continuiamo, cari amici, il nostro viaggio sulle orme di Maria e l'ultima volta stavamo riflettendo sul valore della fede di Maria, di questa obbedienza della fede che è dovuta a Dio che si rivela e a cui Maria si è abbandonata interamente e liberamente. Dicevamo tuttavia che quel consenso prestato al momento dell'Annunciazione, quell'abbandono totale e libero alla volontà di Dio, si rivelerà in realtà soltanto il punto di partenza di un vero e proprio pellegrinaggio nella fede, in cui Maria ha dovuto quotidianamente rinnovare il suo abbandono a quella volontà, passando per l'ordinarietà della vita nascosta a Nazareth, l'incomprensione, il dolore, la fatica del cuore, la notte della fede. Questa obbedienza della fede è stata esercitata in maniera eroica, poiché sempre più vedeva emergere nel suo divin figlio quel segno di contraddizione profetizzato dal profeta Simeone al Tempio, fino al pieno realizzarsi della sua profezia ai piedi della croce: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Veramente, beata madre, scriveva San Bernardo, una spada ha trafitto la tua anima. Dopo che è spirato il tuo Gesù, la crudele lancia che aprì il suo costato non toccò la sua anima, ma trapassò sicuramente la tua. La tua anima dunque fu attraversata dalla forza del dolore, e non senza ragione ti predichiamo più che martire, essendo stato in te l'effetto della compassione assai maggiore di ciò che sarebbe potuto essere il senso della passione, e cioè maggiore che se lei stessa fosse stata crocifissa al posto del figlio. Eppure neanche questo dolore l'ha separata da Dio, da quella misteriosa e a volte incomprensibile volontà di Dio, una volontà dolorosa, ma da cui dipendeva la salvezza dell'uomo. Maria aveva accettato questa volontà, aveva accettato di diventare la madre di Gesù, che significa Dio salva, ma il prezzo di questa salvezza era proprio la vita del figlio. Era rinunciare a quel figlio, accettare la morte di lui perché l'uomo ricevesse la vita. Di fronte a questo sacrificio immane e straziante, quanta fede ha avuto Maria per accettare questo umanamente incomprensibile mistero di dolore e di amore, di passione dolorosa e amorosa, per rinnovare il suo sì, il suo fiat, per rimanere fedele a quel consenso prestato all'Annunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la croce, ed essere, per così dire, insieme col figlio, obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Scrive infatti Giovanni: stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Dice San Giovanni Paolo II nelle sue catechesi mariane: il verbo stare letteralmente significa stare in piedi, stare ritta. In particolare, lo stare ritta della Vergine presso la croce ne ricorda l'incrollabile fermezza e lo straordinario coraggio nell'affrontare i patimenti. Nel dramma del Calvario, Maria è sostenuta dalla fede. In questo supremo sì di Maria risplende la fiduciosa speranza nel misterioso futuro iniziato con la morte del figlio crocifisso. Le espressioni con le quali Gesù insegnava ai discepoli che il Figlio dell'uomo doveva dopo 3 giorni risuscitare, le risuonano in cuore nell'ora drammatica del Calvario, suscitando l'attesa e l'anelito della risurrezione. La speranza di Maria ai piedi della croce racchiude una luce più forte dell'oscurità che regna in molti cuori. Di fronte al sacrificio redentore, nasce in Maria la speranza della Chiesa e dell'umanità, ovvero la speranza della risurrezione che in Cristo è divenuta per noi certezza. Speranza che in Maria divenne sin da subito certezza, e a confermarcelo c'è un particolare che accomuna tutti i racconti evangelici pasquali. Il mattino di Pasqua, mentre tutti vanno al sepolcro per andare a terminare l'imbalsamazione del corpo di Gesù e dunque convinti di trovare un cadavere e non il sepolcro vuoto, non c'è traccia di Maria al sepolcro. Maria al sepolcro quella mattina non c'è, non ci va. Che cosa significa questo? Che
che nessuno, neanche i più intimi di Gesù, avevano creduto alle sue parole circa la risurrezione. Di fronte alla morte si era spenta in tutti la lampada della fede, in tutti tranne che in Maria, che Don Tonino Bello chiamava per questo donna del sabato santo, perché diceva: dopo la sepoltura di Gesù a custodire la fede sulla terra non è rimasta che lei. Il vento del Golgota ha spento tutte le lampade, ma ha lasciato accesa la sua lucerna, solo la sua. Per tutta la durata del sabato, quindi, Maria resta l'unico punto di luce. Così durante tutta la sua vita e fino all'ultima prova, la sua fede non ha mai vacillato. Mai Maria ha cessato di credere nell'adempimento della parola di Dio. Ecco perché è diventata per noi ed è venerata dalla Chiesa come perfetto modello di fede. Infatti così si esprime il Concilio. La Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce, soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al suo sacrificio. E questo ci fa comprendere la dimensione eroica della sua fede, unita alla volontà di partecipare al sacrificio redentore e di unire la propria sofferenza materna all'offerta sacerdotale del Figlio. Inoltre, il consenso da lei dato all'immolazione di Gesù non costituisce una passiva accettazione, ma un autentico atto di amore, col quale offre suo Figlio come vittima di espiazione per i peccati dell'intera umanità. Dicevamo l'altra volta, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata. È molto forte questo concetto. Potremmo dire che se Gesù ha sofferto, Maria ha sofferto insieme con lui, ha partecipato, si è unita a questo sacrificio che ci ha salvato, per cui alla passione di Gesù Redentore si unisce la compassione, ovvero il cum patire, il patire insieme di Maria. Ecco perché il Concilio sottolinea la sua speciale, singolare cooperazione alla redenzione, affermando che Maria non fu strumento meramente passivo nelle mani di Dio, ma che cooperò alla salvezza dell'uomo con libera fede e obbedienza. Associata all'opera del Divino Redentore a un titolo assolutamente unico, concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel Tempio, soffrendo col Figlio suo morente in croce, ella cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza, l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Ora qualcuno potrebbe giustamente obiettare che uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, e che è solo il suo sacrificio che ci ha redento, che ci ha salvato, e questo è vero. Tuttavia, spiega anche il Concilio, che ogni salutare influsso della Beata Vergine verso gli uomini non nasce da una necessità oggettiva, ma da una disposizione puramente gratuita di Dio, ovvero dal divino beneplacito, e sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo. Perciò in nessun modo oscura o diminuisce quest'unica mediazione di Cristo, ma anzi ne mostra l'efficacia. E questo è sempre da leggere nella volontà divina di associare a Cristo, nuovo Adamo, Maria, nuova Eva, chiaramente sempre in unione con Lui ed in dipendenza da Lui. Per cui, come diceva Sant'Ireneo, con la sua obbedienza Maria divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano, ed ancora la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. In effetti, nella lettura di Ireneo, gli elementi presenti nel contesto della caduta e anche della redenzione dell'uomo sono gli stessi. Se Adamo ed Eva richiamano Cristo e Maria, nuovo Adamo e nuova Eva, l'albero della conoscenza del bene e del male che troviamo nell'Eden richiama un altro legno, è precisamente il legno della croce. Gesù e Maria sono allora allo stesso livello? Evidentemente no, perché Gesù è il vero Dio e il vero uomo, mentre Maria è una creatura, e nessuna creatura può mai essere paragonata col Verbo incarnato e redentore. Tuttavia, dice il Concilio, come il sacerdozio di Cristo è in vari modi partecipato tanto dai sacri ministri quanto dal popolo fedele,
Così anche l'unica mediazione del Redentore non esclude, bensì suscita nelle creature una varia cooperazione, partecipata da un'unica fonte. La Chiesa non dubita di riconoscere questa funzione subordinata a Maria e di raccomandarla al cuore dei fedeli perché aderiscano più intimamente al Mediatore e Salvatore. Ed in effetti è vero, l'unico sacerdozio di Cristo è in vari modi partecipato, tanto dai sacri ministri quanto dal popolo fedele. E sappiamo che vi è un sacerdozio ministeriale e un sacerdozio comune dei fedeli in virtù del battesimo per il quale tutti sono consacrati sacerdoti, profeti e re. Detto in parole povere, guardando a Maria, impareremo ad offrire le nostre sofferenze in unione alle sofferenze di Gesù, ad unire il nostro sacrificio piccolo o grande a quel sacrificio redentore che ci salva, ed in tal modo anche la nostra offerta, povera ed imperfetta, viene trasformata dal suo sacrificio, come la goccia d'acqua che uniamo al vino nel calice della messa. Così anche il nostro dolore passa dall'essere un mero dolore subito passivamente ad essere un dolore liberamente offerto e trasfigurato che acquisisce valore in virtù dell'unione con Cristo, un dolore che ci purifica e che oltre a farci espiare i nostri peccati ci rende anche cooperatori della redenzione, sì, anche noi, così come Maria. Se capiamo questo, cambierà necessariamente anche il nostro modo di partecipare alla Santa Messa. Dove su quell'altare si rinnova il sacrificio di Cristo, è proprio lì, ai piedi dell'altare, così come ai piedi della croce sul Golgota, ci siamo noi e Maria, che ci uniamo a quel sacrificio. E proprio dall'alto di quella croce Gesù ci donerà la Vergine Maria come nostra madre. Ma questo lo vedremo nella prossima catechesi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi.